Oggi cosa portate a casa di buono? Io mi porto a casa il vostro coraggio. Essere quasi esploso e capire cosa succede quando un motociclista di adesso con le protezioni, cosa succede quando fa l'incidente e cosa succede quando l'airbag si gonfia. Io ho capito che bisogna seguire sempre i propri sogni e non smettere mai di credere in quello che si vuole fare. Adesso a me non capiti a nessuno di voi, grazie alla tecnologia che negli anni si è sviluppata e abbiamo portato per la sicurezza, diciamo, per i piloti. Perché sembra sempre che capita agli altri, sembra sempre che a noi non tocchi. Questo qua è un airbag per motociclisti. Questo sistema qui si mette sotto una giacca, si mette sotto la tuta se si va a girare in pista e quando si gonfia. Ma ci sono tute per ragazze? Sì, facciamo anche la tuta per le ragazze. Ho cercato di trasmettervi felicità, grinta, di farvi capire che la vita è fatta di problemi, la differenza la facciamo da come vi affrontiamo, per dare il senso della vita. E la mia domanda è, per voi ho realizzato i miei sogni? Sì. Anche di più. Chi avrebbe mai immaginato di essere qua a parlare davanti a tutti voi? Non ho niente da insegnare, non ho delle capacità intellettuali o di grammatica da poter trasmettere. Io sono qua per dirvi che la vita è bella. E che con la vostra buona volontà siete riusciti a fare tutto questo e siete delle persone più volute. Il toccare con mano, il fare, che è sempre la pratica migliore anche a scuola, insegna più di tante lezioni, di tanti video, di tante cose.